Ciao a tutti e bentornati su Beating Beat. Dopo una lunga attesa, finalmente Microsoft ha deciso di rilasciare le ISO ufficiali per le nuove build di Windows 11. Naturalmente stiamo parlando ancora del canale sviluppatori e beta, che sono gli unici canali attualmente disponibili con Windows 11, in quanto il rilascio di questo sistema operativo avverrà probabilmente verso la fine di quest'anno. Si vocifera addirittura già a settembre-ottobre, però non contiamoci troppo, noi aspettiamocelo anche per gennaio-febbraio magari. Non dovrebbe essere così lontano, dovrebbe essere molto più vicino, però si sa, meglio prepararsi anche al peggio e sperare sempre nel meglio. Per cui andiamo a vedere come poter scaricare questa ISO ufficiale appena dopo la sigla. Prima di iniziare il download effettivo, dovete sapere che è richiesto avere un account da Windows Insider, quindi se non ce l'avete vi invito a crearlo. Se non sapete come crearvi l'account Windows Insider, vi invito a guardare l'altro video nel quale spiego come iscriversi a Windows Insider. Inoltre, in base al canale al quale vi iscrivete, cambia anche la versione che dovrete scaricare, perché c'è la versione beta e la versione per sviluppatori. La versione per sviluppatori si tratta della versione che viene aggiornata più frequentemente. Qualsiasi aggiornamento c'è, viene rilasciato prima di tutto nella versione sviluppatori e poi in un secondo momento nella versione beta, ma il canale beta, a differenza del canale sviluppatore, riceve aggiornamenti meno frequenti. Quindi è importante la decisione anche al canale che volete iscrivervi. Detto questo, la build che andrete a scaricare è la stessa versione per entrambi i canali. L'unica differenza è appunto la frequenza degli aggiornamenti che avrete e anche la qualità, perché naturalmente gli aggiornamenti per sviluppatore saranno ancora un po' acerbi rispetto a quelli della beta. Ma andiamo subito a vedere come scaricare questa ISO. Come prima cosa, naturalmente ci portiamo nel nostro browser che preferiamo di fiducia e andiamo nel sito insider.windows.com. Una volta che siamo all'interno del sito, dobbiamo soltanto fare il login con l'account che abbiamo registrato per Windows Insider, quindi clicchiamo su Sign In in alto a destra. Ed ecco che a me ha fatto il login in automatico perché ho già un account Microsoft all'interno del computer ed è lo stesso account che ho registrato per Windows Insider, ma nel caso non fosse così, semplicemente vi apparirebbe la schermata del login dove mettete il nome utente, ossia indirizzo email e la password collegata all'account. Una volta fatto, sarete in questa pagina, qui togliamo questa barra che rompe le scatole dei cookies. E ora non ci resta che scendere un attimino e vedrete già qui la disponibilità di tre canali, ossia Windows Dev Channel, Windows Beta Channel e Windows Release Preview Channel. Se non siete pratici di inglese e vi appare la pagina in inglese anziché in italiano, potete andare in fondo al sito, vedete qua in basso a sinistra c'è English United States, cliccando. Vedrete che potrete modificare, qua c'è italiano, selezioniamo italiano ed eccoci qui al sito in italiano. Qua sempre mille banner e pubblicità che non ci interessano. Scendiamo, torniamo a dove eravamo prima, quindi vedete che c'è canale sviluppatori di Windows, canale beta di Windows e canale versioni di anteprima di Windows. Attualmente non c'è nessuna versione di anteprima di Windows 11, per cui le uniche disponibili saranno sviluppatori e beta. Potete selezionare qualsiasi di queste voci, l'ultima build nel canale sviluppatore piuttosto che build più recente nel canale beta, perché ognuno di questi, a prescindere, vi porterà in una pagina dove ci sono le ultime notizie, vengono fatti gli aggiornamenti. Come vedete, l'ultimo aggiornamento è stato fatto il 19 agosto ed è proprio la disponibilità delle ISO. Da qui potrete cliccare questo link. Qua dicono Today we are releasing, oggi rilasciamo le ISO per questa versione di Windows nella nostra pagina dei download di anteprima di Windows Insider. Basta cliccare questo link, naturalmente vi metterò il link anche in descrizione nel video. Attendiamo che la pagina carichi e a questo punto vi dà un errore perché in realtà dovete ancora nuovamente fare il login, perché adesso vi ha portato a un altro sito in realtà, che è il sito Microsoft. Come vedete, questo era Insider Windows, adesso dovrete fare il login in quello Microsoft. Non vi preoccupate, sempre come prima, in alto a destra Sign In. Una volta loggati basterà scendere in fondo in fondo in fondo in fondo in fondo in fondo ed ecco Select Edition. Apriamo la tendina e vedrete tutte le varie versioni. Ci sono anche le versioni di anteprima di Windows 10, queste sono le versioni che sono quelle del canale anteprima, appunto, che non ci interessa perché dobbiamo pensare a Windows 11. Noi vogliamo Windows 11, quindi selezioniamo il nostro canale
preferito al quale ci siamo iscritti in Windows Insider, nel mio caso quello sviluppatore, seleziono questo, clicco su Confirm, ci chiederà la lingua per la ISO che vogliamo scaricare, selezioniamo italiano, Confirm, per confermare, attendiamo nuovamente che carichi ed ecco che, come vedete qui adesso abbiamo 64 bit download, perché naturalmente, come è già stato detto anche negli altri video, non esiste Windows 11 a 32 bit, ci sarà solamente questa versione di Windows. Clicchiamo 64 bit download ed ecco che ci partirà il nostro download della ISO ufficiale di Windows 11 senza troppi magheggi, intrallazzi o giri vari per altri siti. Qua siamo sicuri che abbiamo la ISO di Windows 11 perfettamente funzionante, pulita e ufficiale, non potremmo avere di meglio. Ora non ci resta che attendere la fine del download di questa ISO e poi creare la chiavetta eseguibile tramite questa ISO appunto. Se non sapete come fare, ho fatto un video anche questo al riguardo su come poter creare una chiavetta eseguibile per Windows 11 ancora con la prima ISO che era uscita all'epoca, che era stata leakata. E poi se guardate nel canale ci sono anche molti altri video di Windows 11 che spiegano se avete problemi con il TPM piuttosto che il Secure Boot, insomma ci sono vari video nel canale che vi invito a guardare, potete trovarli nella playlist di Windows 11. Non mi resta che ringraziarvi per la visione, se vi è piaciuto il video vi invito a mettere un mi piace, iscrivetevi al canale, inoltre non esitate a commentare nel video se avete domande, dubbi o anche richieste, faremo sempre il possibile per rispondere a più persone possibili. Io ero Luca, ancora una volta ci vediamo alla prossima, ciao!